Bella a tutti, sono Kant e benvenuti a un nuovo video di Dressed to Punk. Oggi puntata nuova, format nuovo. E praticamente andiamo passo per passo, non è facile dirlo se sei romagnolo, nel processo che porta dell'andare a intervistare una band. Band intervistata di oggi dovrebbero essere i Comeback Kid. Quindi partiamo da quel che succede mesi prima dell'intervista. In genere se accade che casteggi su internet, il mio casteggio consiste nel guardare cagnolini su Instagram. E tra un cucciolo e quello dopo ti capita di trovarti un evento punk rock. E allora già che ci sono penso, cazzo bomba, faccio l'intervista, così almeno mi scavallo anche il prezzo del biglietto. In genere la rivista o il sito di turno è abbastanza contenta quando gli proponi un'intervista, anche perché è una roba che di solito nessuno mai la sbatte di fare. Quindi scrivi la tua bella mail di richiesta e aspetti. Nonostante tu ti sia sbattuto con mesi di anticipo, la conferma arriva di solito il giorno prima del concerto, se non il giorno stesso. E quindi è il momento di mettersi a pensare alle domande. Ovvio che se vuoi fare un lavoro decente devi arrivarci preparato, quindi devi ascoltarti l'ultimo disco, leggerti le ultime interviste che hai rilasciato in cerca di spunti, pulsare i loro social perché lì trovi delle cose interessanti, magari idee per domande. Fidati che non è facile trovare 10 domande da fare a un cristiano. Eccomi arrivato al locale, il mitico Rock Planet. È un cazzo, adesso chiamo Kylie, il tour manager, e dovrebbe venire a prendere per farmi dentro a fare l'intervista. Hey Kylie, it's me Andrea, I'm outside the venue. I'm here with Andrew and we're waiting for the interview because the band's still sound checking. The Italian band's sound checking for a lot longer than we are. But we only play like, you know, 20 seconds of a song and like, okay, we're good. Inizia l'intervista, ora vado a vedermi la Juve in un bar di vecchi. Penso di meritarmelo. Ecco, adesso il concerto è finito, è stato figo, mi sa che ti ho messo qualche video. E però no, non è finito il lavoro, perché ora c'è lo sbobinamento, la parte più ingrata. Perché fare le interviste è figo, tradurle e trascriverle è una merda. Quindi adesso si va a casa. Anche perché dentro mettono i Rage Against the Machine e io penso che non ho proprio voglia di stare dentro a sentire la gente che dice «Ah, è la figa, che goccia!» Per sbobinare un quarto d'ora di registrato e far filare tutti i discorsi e varie correzioni, in genere ci possono volere circa, che ne so, 2 ore e mezzo. Nel quale ti fai 2 palotas del genere. Però alla fine, in questo caso, le risposte sono state buone e può venire fuori un bel lavoro. Mi sarebbe piaciuto farti vedere la pubblicazione alla fine di questo video, ma adesso siamo a fine gennaio e mi hanno risposto che l'intervista verrà pubblicata nel numero di aprile, quindi tra 3 mesi. E ad aprile, se Dio vuole, io sarò morto. No dai, mi tocco le palle, però boh, non volevo tirare questo video troppo per le lunghe. L'intervista uscirà per questo fighissimo magazine, wow, Salad Days, che è una free press con la quale ho il piacere di collaborare ormai da qualche anno. È un cazzo, questo è quello che c'è dietro a fare l'intervista a un gruppo punk rock. O meglio, quello che per me è praticamente sempre stato così. Non so, magari te ti immaginavi che Cocca e Mignotti in un tour bus. E in 20 anni magari un paio di volte l'ho anche stato. Però per lo più è stare a casa e sbobinare lunghe ore di intervista da solo davanti al tuo computer. E un cazzo, spero che questo video ti sia piaciuto. Nel caso spamma quel cazzo di tasto di like. E niente, noi ci si becca alla prossima e bella vest.
Awesome.